Spettacolo, come si dice, che possono vedere tutti, per famiglie, uomini, donne, anziani, bambini, politici, assessori, professori, professori universitari, tirapiedi, fannulloni, leccaculo parastatali, musicisti sempre tristi che si fanno chiamare artisti, maggiorenni intraprendenti con le madri diffidenti, suore, preti, calciatori che si intendono di motori, pensionati tutto fare, fabbri, medici, infermieri. Ed essendo uno spettacolo che possono vedere tutti, si parla di ripartenza. Dice: ma da dove si riparte? Beh, dalla cosa che sanno tutti, dai vaccini. Alcuni hanno detto: no, non si può partire dai vaccini. Dice: perché? Perché ci sono gli effetti collaterali, a me non mi freghi, caro mio. È vero, una mia amica si è fatta 12 dosi dallo stesso medico e al marito gli sono spuntate le corna, quindi qualche effetto collaterale non si può negare che esista. Dado, ma tu da che parte stai? Ma da che parte vuoi che stia? Scusa, quando ci sono due categorie avverse, no? Vax e Novax, che se ne dicono di tutti i colori, un comico non può far altro che prendere il pennello dell'ironia e sulla tela bianca della vita dipingere con quei colori il quadro della realtà. Dice: ma quali colori? Beh, Green Pass significa verde, la zona gialla, la zona fucsia, la zona cremisi. Tu in che zona stai? Sto nella zona marrone, da quando mi hanno licenziato sto qui da qui, vedi? Zona marrone fino a qua. Infatti ero lì presso la Croce Rossa in fila per il vaccino. Davanti a me c'era un imbianchino incazzato nero che diceva: io giallo so dove andremo a finire, ma Magenta non se rosa, conto che ci hanno preso tutti in giro. E lui ha detto: oh, sa Carminio, sa molto Carminio, in beige, se no che fai? Te faccio ballare la sambra e ti rimando al punto di partenza come nel gioco dell'ocra. Oh, a testa de moro, vermiglio schifoso che non sei altro, mo m'hai rotto il cadmio, io te pistacchio de botte. A quel punto sono intervenuto, ho detto: i grigio, signore, lei ha arancione ad arrabbiarsi, ma se usa la viola Enza, poi passa dalla parte del Tortora. E se celeste secco per terra, di Siena, si mostri più fulvo di lui, per vinca la rabbia, si prenda una camomilla e non ci pensi più. E lui, mal valentieri, con l'amaranto in bocca, mi ha detto: va bene, me sto zinco, a patto che non si seppia in giro, tanto a me di quello non mi imporpora nulla. E poi così, d'amblè, arrivò la moglie che lo bordò a prendere un ramescello verde oliva, si strinsero la mano e fecero la pece e vissero tutti felici e cobalti. Due anni di fermo, non solo per me, anche per lui, per lui, per lui, per il fonico, per tutta gente che lavora nell'entourage di chi fa questo mestiere. Improvvisamente il mondo della comunicazione stop. Dice: ma tu non hai fatto niente? Da casa? Da remoto? Come i professori? No, mi sono rifiutato. Da casa, con la telecamerina, sopra giacca e cravatta, sotto le mutande. Piero Angela faceva i collegamenti da casa sopra la cravatta e sotto le mutande con i dinosauri. Girava, così è vero, eh? E dice: ma perché non hai voluto fare una ripresa da casa, anche tu fare lo spettacolo da remoto? Perché lo spettacolo da remoto, mi sono vergognato, perché come si poteva intitolare il mio spettacolo da remoto se non Dado in Dad? Lo senti quanto è brutto? Dado in Dad, secondo me, non ispira sicurezza. Sembra che ti sta prendendo in giro qualcuno, uno che si chiama Dado, che fa lo spettacolo da... Sembra una presa in giro della presa in giro. È come Totò in Tutù. Ci andresti a vedere? Vedi il manifesto di Dado in Dad, come verrebbe? Dado in Dad è un po' come Totò in Tutù, come Panariello a Panarea. È come Montesano a Montesacro. Albano in Albania, Romina in Romania, Siria, che te lo dica fa.
Dato in dato è come Tosca in Toscana, Marco Carto a Fabriano, Tiziano Ferro a Piombino, Madonna a Meciugori, Pupo dal Papa, Vecchioni al Centro Anziani, Bobby solo accompagnato, Mario Biondi e Fabrizio Moro che in coppia cantano l'extension sta finendo, che so venuto a fa dal parrucchiere, sto diventando calvo e questo non mi va la languidi brividi se non fate adesso un applauso proprio qua, io poi torno in dad. Non sono qui da solo, ho con me, come chi ha sul telefono Siri, chi c'ha Mercedes, chi c'ha Alexa a casa, chi c'ha Cortana. La mia si chiama Carlotta ed è un'assistente vocale, ve la presento. Carlotta, presentati. Buonasera, mi presento, mi chiamo Carlotta e sono l'assistente vocale virtuale di Dado. Ricorda al pubblico tutte le cose che posso chiederti. Ecco tutte le cose che puoi chiedermi. Previsioni del tempo. Ricetta della melanzana alla parmigiana. Vabbè. Scioglilingua. Sì. E visto che sta finendo, ordinare la crema per l'impotenza. Carlotta, queste cose TL per... Facciamo lo scioglilingua che è meglio, uno scioglilingua facile, quelli che fanno anche i bambini. Questo è semplice. Dentro il palazzo c'è un povero cane pazzo, dato un pezzo di pane a questo povero pazzo cane, prova. Dentro il palazzo povero cane. No, Carlotta, pazzo. No, se lo fai così non è uno scioglilingua, è troppo lento per diventare scioglilingua. Lo scioglilingua si chiama scioglilingua proprio perché è veloce. Senti, dentro il palazzo c'è un povero cane pazzo, dato un pezzo di pane a questo povero pazzo cane, provaci. Va bene come tu desideri, lo posso fare a qualunque velocità e non posso sbagliarmi perché il mio processore quantico mi permette di farlo a occhi chiusi, oppure bendata, oppure su un piede solo, o addirittura con un dito nell'orecchio saltellando. Allora, lo faccio, scommettiamo che lo faccio, quanto c'è, butti, che lo faccio. Va bene, fallo però, fallo con questa velocità. Dentro il palazzo c'è un povero cane pazzo, dato un pezzo di pane a questo povero pazzo cane, vai. Nel palazzo c'è un povero cane pazzo, date un pezzo di pane a sto cazzo de cane. Carlotta! Oh, scusate infinitamente, non mi era mai capitato prima, sono molto imbarazzata, credo di aver detto cazzo. Non è non che credi, l'hai detto. Mentre invece non c'è bisogno di aver detto cazzo, ho ridetto. Non c'è bisogno di ripeterlo. Cazzo, quindi ne sono sicura. Come del resto sono sicura di aver detto altre tre volte cazzo. Ancora! Per avere un'altra possibilità, nel palazzo c'è un povero cane pazzo, date un pezzo di pane a quel povero pazzo cane. Va bene. Stavolta l'ho detta giusta. Sì, ok. E che cazzo. Vabbè, allora, salutiamo Carlotta, per favore, con un sorriso, applauso. Ti prego non piangere e non ci rimanere male, se il postino t'ha portato oggi una cartella color verde mare. 1000 lire nel 97, tu non l'hai pagata come imposta, oggi sono 10.000 euro, dici solo li mortacci vostra. La na 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 na. E voleva un uomo vero, un pistolero, ma visto da vicino c'aveva il pistolino. Sotto al sole di Riccione c'è la doccia col gettone che si interrompe sempre quando lo schiuma negli occhi. A tastoni, cerco invano altri gettoni fino a che non trovo il marsupio del nudista tedesco. Porti calzoni con lo stemma a letto, porti la costa con lo stemma cieco, con le balioni e sua maglietta vina. Ci trova scritto medicina. Tu vuoi fare l'americano, l'americano, l'americano. Ma se cuce tutto qua, tutto il mondo della moda lo disegna mia cognata e ti devi rassegnare. Le scarpe Louis Vuitton, vestiti Christian Dior, le borse di Chanel, ti le fa la sorella di mamma. Tu vuoi fare l'americano, l'americano, l'americano. Ma se ne ha tutta lì, pure
Giorgio Armani viene qua, lo fa per gli spalmia, Donatella sta lì va, Valentino vive qua. A me piace in realtà l'applauso finto, cioè quello a comando. Vi sembrerà strano, però è una mia insomma particolarità. A me non piace l'applauso spontaneo, quello che parte, che c'è uno che parte e l'altro. Attenzione, non sono contro l'applauso, sono contro la spontaneità dell'applauso. Perché metti che uno parte spontaneamente, no? Decide di partire e l'altro si astiene, decide spontaneamente di astenersi. Sta lì, dice, no, ma adesso non me va, non mi frega. E quello che è partito da solo trasforma l'applauso nella macarena coi debiti, perché dice, no. Aspetta, no, non stavo applaudendo, perché sale la vergogna. Quindi io preferisco mille volte l'applauso concordato. Al 3, 1, 2, 3, vai! Grazie, troppo buono, grazie, no, troppo, non me l'aspettavo veramente, grazie. Lo senti? Ah, finto, perché in qualche modo, guarda che si sta meglio dopo un applauso finto. PNL, avete mai sentito? Ve lo spiego io. Io sono andato su, neanche io lo sapevo, sono andato su Google a cercare PNL. Ogni algoritmo ha le proprie abitudini, quindi i primi risultati erano in base alle ricerche recenti. Infatti i miei primi risultati erano soltanto film porno. PNL significa programmazione neurolinguistica, che detta così sembra la canzone del Battiato. Programmazione neurolinguistica delle donne berbere su selle dromedariche parcheggiano il mammifero a membro di canide, i beduini fanno danze pelviche e canti di fertilità. Vi presento la mia famiglia, non si trucca, non si imbroglia, è la più disgraziata d'Italia. Anche se soffriamo molto, noi facciamo un buon ascolto, siamo quelli con l'audience più alto. E i miei genitori famosi perché hanno fatto pace, c'è posta per te, si sono rimenati da Mara Venier. Dalla vergogna lo zio Evaristo s'era nascosto, povero Cristo l'ha segnalato a chi l'ha visto. Notti d'Oriente. Ma di che sono? Pino Pinguino. Guarda, io Pino Pinguino volevo quel gusto giallo e quel gusto verde. Cozze e spinaci. Ti dirò che ai miei tempi la mamma al mare aveva la cuffia di plastica con i fiori di plastica, la ciambella di plastica per tenersi a galla. Oggi la mamma al mare ha le labbra di plastica, le chiappe di plastica, le tette di plastica, se viene a galla da sola.